fammi capire una cosa, ma tu sei fatto all'aeroporto dell'inglese, ecco. Sì. Lavoravi all'aeroporto. All'aeroporto, in che sono fatto io. Ricordo quando l'hanno fatto, che ci hanno fatto soltanto per parecchi piccerelli, per le cacce, perché le gru si stava a Foggia, allora che stavano come della pesa. Ah, ecco, ne stava mille del Vigliano, era solo per le cacce. Ma stava vicino all'umore o stava un po' all'interno? Era poco più distante di Gnasta la Caravella, un po' più. E era fatto delle bandine di ferro che portavano loro, l'inglese. Le tinghe di voi, da che? Che era buchino. Allora che iniziavamo a cui ci tremmo, allora, che chi l'aveva fatto il cuore della pezza? Allora, lo ricordo, mi sembra nulla, mi sembra adesso. Lo uomo dell'aviazione. Perché dell'uomo dell'aviazione se ne parla sempre poco passando sopra. Io non so che di gente sono domandato, pure di nascere, pure anziano, ma mi è tremblacco. Quello, a parte che è l'ultima cosa. Quando partimmo dal bombardiere che è muta a Santa Sala, ecco, la mattina del 3 novembre è stato accoppato a Santa Sala, alle 7 la mattina. Quando è arrivato il bombardiere, sarebbe il presente. Era visto che le cacce che lo scortavano, perché quelli che andavano a bombardare, che dopo da che aiutare con quello, l'hanno spostato, che l'ha colpita, quando arriva quelli va le cacce davanti e accompagna tutta la compagnia, a dota ieri grusse, e s'azzavano quelli là, che scortavano queste parecchie che venivano da fuggire a bombardire. Sì, però, mo, fammi capire, ma se quelli... ancora entravano, già avevano fatto l'aeroporto, qua è venuto fatto dopo che hanno occupato la Santa Salva, dopo che hanno occupato Santa Salva, però si è servito sempre che le parecchie che erano le cacce, ne erano le grusse, non era un campo d'aviazione, bombardieri veniva da fuori.